Buonasera, benvenuti a 7 e mezzo. Stasera altro tema scottante di queste ultime settimane. Ieri abbiamo parlato della situazione trasporti da e per le scuole, uno dei temi sicuramente più dibattuti di questo inizio d'autunno, e l'altro è stato invece quello delle rivolte nelle carceri. E allora, ne abbiamo parlato nei nostri telegiornali perché non avevamo ancora 7 e mezzo, adesso ce l'abbiamo e abbiamo anche il segretario generale del SINAP, Antonio Fellone, che è tornato a trovarci. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie sempre per il tempo e lo spazio che è dato alla Polizia Penitenziaria, perché per noi è fondamentale, perché di solito quando si tratta di Polizia Penitenziaria non abbiamo tutte queste aperture. Quando si tratta di parlare di problematiche annesse ai detenuti, sono tutti lì sempre pronti e disponibili. Quindi è importante per noi avere lo spazio e Live TV l'ha sempre dato e di questo me ne sono veramente riconoscente e vi ringraziamo e ringrazio anche a nome dei colleghi. Bene, ci fa piacere perché comunque è sempre un modo per cercare di capire. Poi noi abbiamo ancora in sospeso una bella approfondimento Bega riguardo. che faremo sul discorso carceri, un po' con tante sfaccettature. Però intanto ne abbiamo parlato molto in queste ultime settimane. In 2 o 3 settimane è successo veramente un pandemonio in quelle del carcere cittadino. Dopo tanti mesi di tranquillità in cui avevamo proprio, insomma, elogiato un po' questa tranquillità che contraddistingueva la nostra città rispetto ad altre, invece in queste 2 settimane, nell'arco di una settimana in particolare, ben 3 rivolte. Che cosa è successo? Cosa è cambiato? Diciamo che comunque la situazione su Brescia è calda da un po' di mesi, da un po' di mesi, perché se ricordi bene, noi marzo o aprile, adesso non ricordo nello specifico, abbiamo fatto addirittura una manifestazione all'esterno dell'istituto perché c'erano continue aggressioni ai danni dei poliziotti. La presenza massiccia di detenuti psichiatrici ci ha portato proprio all'estremo, infatti siamo dovuti scendere in piazza e abbiamo fatto sentire la nostra voce e chi è al di sopra di noi, parliamo di provveditorato del dipartimento, no, a un certo punto un piccolo segnale hanno dato perché sono stati trasferiti Qualcosa è detenuti, cambiato, cosa è successo? qualcosina è cambiato. Poi noi ci aspettavamo un numero congruo di colleghi di poliziotti in servizio a Brescia, magari con l'assegnazione dei nuovi corsi. Sono stati assegnati, come ben voi sapete perché l'avete data, 11 unità rispetto a circa 12 uscite, quindi siamo a un meno 1 addirittura, quindi non c'è stato incremento di personale. Sono arrivate adesso sono Cioè, quindi rimaste in quelli nuovi 10 sono andati di fatto a a sopperire quelli sostituire che quelli che sono uscivano, usciti. quindi non c'è stato nessun incremento, parlando sempre di Nerio Fiscone, Canton Mombello. Noi stiamo vivendo, abbiamo vissuto un'estate caldissima, caldissima. Negli ultimi giorni poi è arrivata proprio all'esasperazione, perché come ben sanno tutti, 6 colleghi in 3 giorni diversi sono dovuti andare all'ospedale, al pronto soccorso cittadino e refertati da un minimo di 5 giorni a un massimo di 12 giorni. Aggrediti da vari colleghi, ecco, sempre parliamo di detenuti psichiatrici, detenuti che fai veramente fatica a gestire, perché con una persona normale tu ci parli, gli spieghi, magari ti capisce, ma quando ti trovi a che fare con detenuti che a prescindere non ti capiscono, e non parlo solo di lingua, perché nel 90% dei casi sono detenuti stranieri, no, che creano questo tipo di problematiche. Su Brescia noi abbiamo vissuto veramente momenti gravi, gravi, gravi. Il punto lo ricordiamo, perché poi adesso non tutti quelli che ci seguono lo sanno, l'hanno capito, se lo ricordano. Il punto sta nei detenuti psichiatrici, cioè praticamente detenuti che hanno dei problemi, ovviamente, come dice il termine stesso, psichiatrici, e vengono messi comunque assieme agli altri. È Sì, corretto? assolutamente sì, ma bisogna partire dall'inizio. Cosa è successo? Sono stati chiusi gli ospedali psichiatrici, i vecchi OPG. Di conseguenza, queste persone che erano ricoverate all'OPG, seguite ovviamente da specialisti, sono state catapultate in carcere. Ma nel carcere tu non puoi gestire, tra virgolette, un malato perché non hai esperienza, non sei un medico, non sei uno. Però la cosa che non Il capisco, problema visto. è gestirli, si fa veramente fatica. Loro avevano previsto l'apertura delle REMS, che sono strutture particolari proprio per accogliere questa tipologia dei detenuti, ma le REMS o non ci sono, o sono piccoline, o addirittura qualcuna è chiusa. Quindi cosa succede? Succede che queste persone te le devi gestire tu insieme all'istituto penitenziario. Ma noi non siamo preparati per gestire questa tipologia di detenuti, perché quasi non si tratta di detenuti, ok, ma persone malate, Però persone allora, che. gli ospedali psichiatrici sono un po' di anni che sono stati chiusi, Ma infatti da però c'è quando. stato nei mesi scorsi la situazione a Canton Mombello, a Brescia L'escalation, era assolutamente. tranquilla, poi c'è stata un'escalation. Cos'è che ha innescato questa Diciamo. tensione in È continuo aumento? l'aumento dei detenuti psichiatrici.
L'aumento Hai il numero? assolutamente sì, l'aumento del numero di detenuti psichiatrici che ha portato, perché ogni giorno ce n'era una, ogni giorno c'è stata un'aggressione, come di recente noi abbiamo denunciato anche qui alla vostra emittente, siamo dovuti entrare in assetto antisommossa, in sommossa, in sezione, perché un detenuto nella stessa giornata ha spaccato due celle, uno gli ha dato fuoco, e per tenerlo a bada siamo dovuti entrare in assetto antisommossa per evitare di farci male, non per fare del male, assolutamente, è una questione difensiva e per la tutela di altri detenuti, perché forse a qualcuno sfugge. Il problema dei casini che stanno succedendo a Brescia lo paga anche la restante popolazione detenuta. Perché restante popolazione tenuta, la stragrande maggioranza la subisce. Deve espiare la sua pena in maniera tranquilla, pacifica e beata, però questi tipi di persone comunque creano problemi anche ai detenuti, non solo ai poliziotti. Però a rimetterci spesso siamo noi, perché ripeto, nel giro di tre giorni sei colleghi hanno dovuto ricorrere alle cure del nosocomio cittadino, il pronto soccorso di Brescia, con prognosi comunque abbastanza importanti. Lei comunque è segretario generale aggiunto del SINAP e di conseguenza chiaramente noi parliamo di Brescia perché ci interessa, noi siamo bresciani, ci interessa il Nerio Fischione, ci interessa Verziano, che sono le due carceri cittadine, ma ovviamente lei ha anche un, diciamo, un discorso più nazionale, e nazionale abbiamo visto che insomma, cioè, devo dire, anche nelle altre carceri ci sono stati una serie di disordini. Brescia come si colloca? Possiamo dire che è nella media nazionale, va un po' meglio, va un po' peggio? Brescia è la fotografia di quello che sta succedendo oggi nelle carceri italiane. Quindi ci siamo adeguati, prima eravamo più bravi, adesso siamo adeguati. Assolutamente sì, perché abbiamo una situazione gravissima in tutti gli istituti, perché voglio ricordare i casi di Frosinone, dove addirittura è entrata una pistola e un detenuto ha minacciato prima il collega e poi ha sparato verso altri detenuti. Fortunatamente non ci è scappato in qualcosa di realmente grave. Possiamo ricordare Sollicciano, dove un collega gli è stato tirato di tutto e di più addosso, mettendo a repentaglio la vita del collega, minacciato, aggredito. Possiamo raccontare tantissime situazioni dove veramente le carceri italiane stanno scoppiando. Noi come organizzazioni sindacali abbiamo detto comunque uno stato di agitazione. Abbiamo chiuso tutte le trattative con l'amministrazione penitenziaria e col ministero. Molto probabilmente il 12 scenderemo in piazza davanti a Palazzo Chigi, perché siamo stanchi, perché noi veramente non ne possiamo più di mettere che la vita dei poliziotti venga messa a repentaglio nella quotidianità in tutti gli istituti penitenziari della nazione. Oggi siamo a Brescia e parliamo di Brescia, ma possiamo parlare di qualsiasi istituto d'Italia. La situazione attualmente è veramente grave, veramente da bollino non rosso di più. Come se ne esce? Se ne esce che qualcuno finalmente forse si sveglia e inizia a mettere mano alle problematiche inerenti agli istituti penitenziari, agli istituti di pena, perché c'è un caos. Però le problematiche sono tante, perché sono parliamo, tante. Parliamo di sovraffollamento, però parliamo ad esempio anche di Brescia, magari torniamo anche qui, il Nerio Fischione ha la sua età, di conseguenza è una struttura. È un problema strutturale. Su Brescia abbiamo un problema strutturale, assolutamente sì, parliamo di una struttura vecchia, obsoleta, che deve essere solo chiusa e basta. Ma noi questo discorso lo sentiamo da 20 anni. Io sono 20 anni che esercito il mio servizio a Brescia, vivo a Brescia, e sono 20 anni che sento sempre parlare di progetto, è fatta, partiamo, poi a un certo punto non si fa niente e noi siamo costretti a lavorare, in una struttura a dir poco indecente. Ma attenzione, io lo ribadisco perché poi magari qualcuno che rappresenta i detenuti lo faccia presente, perché poi in quell'istituto ci vivono delle persone. Certo. Quindi noi ci lavoriamo e ci viviamo nel quotidiano, però magari se viene attenzionato anche dalla parte di chi ci vive lì dentro, forse magari emerge la verità, quella che noi urliamo da anni. Ne parliamo l'istituto di Nerio Fischione, se ne vuole una struttura vecchia, ripeto, obsoleta. Posti regolamentari 189, oggi sono presenti 377 detenuti. Oltre il 50%, si assesta intorno al 60% su detenuti stranieri, che anche lì è un problema perché non è facile far convivere tante etnie. Veramente non è facile, perché c'è di mezzo la religione, c'è di mezzo la cultura, c'è di mezzo il modo di vivere, e quindi di conseguenza tu cosa diventi? Diventi una valvola di sfogo anche per loro, perché comunque non hai posti dove metterli, quindi spesso sei costretti a metterli insieme e farli convivere veramente non è facile. Qua un plauso va fatto assolutamente a tutti i miei colleghi che lavorano in prima linea, perché fanno un lavoro abnorme, assoluto, e nel quotidiano, ripeto, vengono minacciati,
non rispettati assolutamente. Perciò noi richiamiamo a chi di dovere affinché intervenga, ma intervenga in maniera seria sulle strutture penitenziarie, sulla polizia penitenziaria e sul mondo carcere, cosa che fino ad oggi non è stata fatta. Noi siamo letteralmente abbandonati. Ha parlato Parliamo di prima. Brescia, ma parliamo di, ripeto, Brescia è la fotografia di quello che sta succedendo oggi in Italia e noi non ne possiamo più. Lei ha parlato prima del discorso appunto delle associazioni che si occupano dei detenuti. Ecco, c'è dialogo con loro? Voi dialogate? C'è Ma guarda, collegamento? no, non c'è dialogo, non c'è Perché poi collegamento. l'obiettivo, cioè, pare che l'obiettivo possa essere comune Se e noi potrebbe. parliamo di livello di struttura, di vivibilità, l'obiettivo dovrebbe essere comune, perché comunque l'associazione che tutela il detenuto deve salvaguardare il detenuto stesso, no? Quindi sapere dove vive, no? Il detenuto, in che Certo. condizioni vive. Ma ovviamente poi loro. Noi non lo so, perché spesso magari siamo visti come nemici, no? Da qualcuno. Però a noi piace lavorare con i fatti, con la serietà e soprattutto con i numeri, perché la gente deve sapere. A Brescia sono previsti 223 poliziotti. Ad oggi sono previsti 223 poliziotti, ma ad oggi ce ne sono 180, 170, quindi c'è una carenza assurda. Cinquantina. Ok, perfetto. Gli amministrativi sono previsti 29, ad oggi ce ne sono 13. Sono delle figure fondamentali perché parliamo di funzionari giuridici, pedagogici, vecchi educatori, che sono fondamentali, no, per la gestione della popolazione detenuta. Cosa fanno? Ecco, spieghiamo cosa Certo, fanno. allora cosa fanno? Anche perché Loro. parlare di un poliziotto in carcere amministrativo. No, questi non sono poliziotti, questi sono funzionari giuridici pedagogici. Sono i vecchi educatori del carcere. Cosa fanno? Fanno, sentono il detenuto, le esigenze dei detenuti, gli fanno un piano trattamentale. Loro si occupano di tutt'altro, però è fondamentale come figura perché comunque il detenuto lo vede come punto di riferimento. Quindi se sono pochi, dove vai? Non vai da nessuna parte. Ma in questi amministrativi non mi riferisco solo ai vecchi educatori, ma parliamo anche di ragionieri, perché è fondamentale anche la contabilità dell'istituto. Cioè, ci sono tantissime carenze, quindi perciò noi siamo arrivati a un punto di non ritorno. Ripeto, parliamo di Brescia perché siamo a Brescia, ma Brescia è lo ripeto per l'ennesima volta, è la fotografia di quello che è la situazione attuale in Italia, se parliamo di istituti di pena, di mondo carcere. Noi siamo messi veramente malissimo. E ovviamente, mediaticamente, la Piera Tomale è stata messa comunque dai fatti di Santa Maria, perché chi è del lavoro, del mestiere, riconosce, quindi magari sono situazioni che vanno contestualizzate. Invece no, cosa è successo? È successo che è venuto fuori il mostro chiamato Polizia Penitenziaria, che non è così. Chi sbaglia se ne assume responsabilità, ne risponderà con chi di dovere, però è stato criminalizzato un corpo intero e non va bene, perché dietro a quella divisa c'è gente che nel quotidiano rischia la propria vita e fa il proprio lavoro con zelo, serietà e professionalità. Come tutti i Quindi va poliziotti. rispettata. E invece no, quella è stata per noi veramente un qualcosa di allucinante. È stato un qualcosa che comunque anche a livello, oltre che di immagine, a livello un po' di esempio negativo, ovviamente può aver avuto ripercussioni. Assolutamente sì. Perché cosa è successo? È successo che è stata criminalizzata, a livello mediatico parlo, la polizia penitenziaria e chi magari ha commesso reati, attenzione, perché se sono in carcere perché hanno commesso dei reati, magari passa tra virgolette, da santo. E non è così. Perciò io parlo di contestualizzazione, di contestualizzare certe situazioni. È ovvio che noi come sindacato di polizia, questa cosa qui l'abbiamo segnalata a chi di dovere, ci aspettavamo tutt'altro, invece sta venendo fuori il contrario di quello che noi ci aspettavamo. Questo è un discorso molto ampio perché poi entreremo nella sfera dei diritti che hanno chi lavora, i diritti che hanno i detenuti e magari ci riserviamo di svilupparla poi in una seconda, altrimenti poi Tengo a precisare, veniamo ed è qualcosa di in. fondamentale. Io oggi qua rappresento la Polizia Penitenziaria, orgoglioso di rappresentarlo, sono un poliziotto prima, un delegato sindacale poi. Quindi poi dei diritti di altri se ne occuperà qualcun altro, magari lo Ok, invitate. va bene, così Per abbiamo fatto un chiarire. attimo di chiarezza, altrimenti sembra che andiamo a escludere diritti che invece non hanno Assolutamente. altri. Noi invece dobbiamo fermarci 2 minuti scarsi per la pubblicità e poi invece, visto che abbiamo parlato, siamo messi male, abbiamo fatto è un disastro, poi parliamo anche magari del bicchiere mezzo pieno, vediamo anche quali sono le proposte per cercare di uscirne da questa Ovvio. situazione. Proposte ovviamente che proponete voi. 2 minuti di pubblicità e poi torniamo a 7:30.
Rieccoci a 7:30, siamo con Antonio Fellone, segretario generale aggiunto delle Sinap. Potete mettere ancora un pezzettino di spiegazione nella qualifica, ce la perdiamo ormai. Scherzi a parte. E stiamo parlando della situazione carceraria. Dopo le settimane in cui anche nei nostri telegiornali ci siamo occupati di quanto succedeva a Canton Mombello, abbastanza, da un certo punto di vista, forse è un po' duro dire scioccante, ma userei proprio questa definizione, scioccante perché noi non siamo molto abituati a Brescia a sentire arrivare dal carcere situazioni di questo genere, di così grave tensione come è successo in quei giorni, quindi devo dire che ci ha preso un po' alla sprovvista e ha fatto un po' riflettere. E prima di andare in pubblicità dicevamo, ok, situazione è questa, come ne usciamo? Nel senso che voi avete delle proposte, se scendete in piazza, se volete scendere in piazza, immagino che abbiate delle proposte magari praticabili, Ma subito. guarda, prima delle proposte viene la considerazione, noi intanto chiediamo maggiore considerazione, sì, è sbagliato pure il termine maggiore, perché se non ce n'è proprio, quindi non chiediamo maggiore, chiediamo considerazione da parte di chi di dovere verso il mondo carcere, verso la polizia Chi è penitenziaria. chi di dovere? Vabbè, Facciamo no, nomi e cognomi. assolutamente sì, perché noi dipendiamo dal Ministero della Giustizia, dipendiamo dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il DAP. Poi man mano c'è il PRAP, però voglio dire, noi intanto chiediamo considerazione, cosa che ad oggi non c'è È il stata, Ministero che perché non vi sta considerando. assolutamente sì, perché noi sono mesi che denunciamo ciò che sta accadendo nelle carceri italiane e risposte non ne abbiamo, assolutamente. Noi cosa proponiamo? Intanto non è un discorso di proporre o meno, intanto incontriamoci, l'abbiamo chiesto vari incontri, no? Incontriamoci. C'è una fortissima carenza di personale, parliamo di Brescia, e ripeto, Brescia è lo specchio della nazione. Un corpo assolutamente vecchio il nostro, noi siamo circa 38.000, ma la stragrande maggioranza è gente che sta per andare in pensione, e quindi devi valutare anche questo, perché il nostro è un lavoro particolare, ok? Quindi strutture decenti, non chiediamo alberghi al 5 Stelle, ma chiediamo di lavorare in strutture decenti, mezzi, atti a difenderci. Non ad offendere, tipo noi abbiamo fatto la proposta più di una volta i taser. I taser per noi sono fondamentali all'interno dell'istituto penitenziario. Cioè, veramente nell'80% dei casi finisci subito, non stai lì a rischiare la pelle e a cercare di capire come uscirne, perché trovarti di fronte a una persona, ecco, con problemi psichiatrici. Ma guarda, a volte neanche è una questione di problemi psichiatrici, perché sono persone che hanno nulla da perdere. Trovarteli di fronte con una lametta che cerca di tagliarti la faccia, noi lo diciamo qua in televisione, siamo belli seduti, tranquilli, pacifici, chi ci ascolta dal divano è rilassato, ma viverle quelle situazioni non è facile. Quindi ecco il nostro grido d'allarme, intervenite prima che dobbiamo stare qui a denunciare il peggio. Quindi mezzi atti a difenderci, tutto qui. Se poi parliamo di, dobbiamo andare indietro, divise, c'è gente che è costretto comunque a comprarsi le scarpe o altre situazioni per la divisa, questo è un qualcosa di veramente grave e noi lo denunciamo da mesi, però risposte zero, risposte veramente zero. Quindi io invito, ne approfitto, invito il ministro, il capo del dipartimento, chi di dovere, andate nei carceri, vedete le situazioni reali, non bisogna andare nell'istituto che oggi inaugura e festeggia, dove tu trovi tutto perfetto, Magari pulito. andateci a sorpresa, A sorpresa, ma senza fatevi un giro di tutti gli troppe, ecco, istituti diciamo, della. senza troppi inviti o Bravissimo, comunque e senza trovi, così troppa. puoi toccare con mano la realtà, non ciò che viene preparato. Perché se tu avvisi oggi all'istituto di Canicattì che c'è la visita del ministro, del capo del dipartimento, è ovvio che Canicattì mette tutto a posto e tu la problematica non ne troverai. Invece, Beh, ma sarà secondo difficile me, che metta a posto anche il personale, o voi lo Secondo me richiedete? invece è opportuno che il ministro, il capo del dipartimento, il direttore generale del personale, guarda, si facciano in giro degli istituti penitenziari per capire quella che è la realtà dei fatti, perché guarda che noi abbiamo toccato il fondo. In tutti gli istituti, nel quotidiano, vengono fuori, e ti parlo che decine e decine di telefoni cellulari. Questo va a minare la sicurezza dell'istituto penitenziario, perché col telefono cellulare il detenuto ci può fare di tutto. E quindi mette a repentaglio la sicurezza dell'istituto e la sicurezza di quando poi esci fuori dall'istituto. Ok? Perché entrano questi cellulari? Come fanno ad entrare?
Ok? È lì che deve intervenire il ministro, il capo del dipartimento, loro devono, ci dobbiamo sedere a un tavolo e cercare di capire dove sono i problemi, dove intervenire, cosa che ad E oggi non è come stato entrano mai i fatto. cellulari? E come entrano i cellulari? Si fa una commissione tecnica e si capisce come fanno ad entrare, oppure si studia la Voi qualche idea ce statistica. l'avete? Certo che ce l'abbiamo, ovviamente non lo posso dire qua. Ok. L'idea ce l'abbiamo, è ovvio, ma c'è bisogno di un confronto. Ecco, torniamo al discorso di prima, parliamo di considerazione, confronto, creare dei tavoli tecnici affinché tu possa arrivare alla soluzione di questo problema. Non lasciare le cose così, perché poi succede quello che è successo a Frosinone, che è qualcosa di una gravità assoluta, sembra essere tornati 40 anni indietro, che entra addirittura una pistola all'interno dell'istituto penitenziario. È andata bene. Ma domani potrebbe andare male. E a pagarne il razzo chi è? La polizia penitenziaria. Il povero poliziotto di turno che sta lì a guadagnarsi il pane e ci rischia, ci rimane, ci rimette Ma in da quanto pena. tempo non riuscite a parlare con il ministero? Perché poi, cioè, insomma, noi abbiamo anche una variazione di i governi da noi cambiano anche molto velocemente. Ahimè, e magari poi se, da un certo punto di vista potrebbe essere, tra virgolette, una fortuna, Questo è un però. problema che noi abbiamo da anni, non da giorni, non da mesi. Quindi io qua non sto colpevolizzando attualmente il nostro ministro, il ministro Cartabia o l'attuale capo del dipartimento. Cioè, noi No, abbiamo, io se era parliamo per della capire Lombardia, se. se parliamo della Lombardia, noi in Lombardia dobbiamo essere cioè ci riteniamo fortunati perché abbiamo un provveditore, il dottor Buffa, che è sempre disponibile. Veramente sempre la porta aperta per tutti, è sempre pronto ad ascoltarci, ma qua in Lombardia noi degli interventi vanno fatti a livello ministeriale, a livello dipartimentale, perché a volte il provveditorato anche tutta disponibile a questo mondo, ma poco può fare per risolvere alcuni problemi che noi segnaliamo nel quotidiano. Quindi quella disponibilità, quella professionalità, quella voglia comunque di ascoltare che noi troviamo su Milano in questo caso, che è il provveditorato della Regione Lombardia. E piacerebbe trovarla anche a Roma, al Ministero della Giustizia, al DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. E ad oggi noi risposte non ne abbiamo. Ecco perché si arriva ad un certo punto che abbiamo deciso di manifestare. Il 12 andremo lì e faremo sentire la nostra Quindi ma voce. sarà nazionale, quindi andrete solo a Palazzo Chigi, Assolutamente davanti a sì, Palazzo Chigi. assolutamente sì. Assolutamente sì, perché si è arrivati a un punto di non ritorno, non, assolutamente basta, perché ripeto, sono mesi e mesi che noi denunciamo. Se noi torniamo a Brescia, andiamo a vedere da marzo fino ad oggi quello che non è successo, perché facciamo prima, perché se andiamo a vedere quello che è successo, facciamo tre trasmissioni. Quindi ripeto, quella di settimana scorsa che c'è stata un'escalation dietro l'altra, e quindi voglio dire, ecco, a rimetterci poi sono sempre i poliziotti. Dopo questa settimana di fuoco, com'è la situazione com'è La adesso? situazione oggi, ma noi non possiamo mai dire che la situazione all'interno dell'istituto è tranquilla, perché può essere tranquilla adesso, ma tra un'ora non è così, perché non è una situazione che tu puoi dire, beh, perfetto, è tutto sotto controllo, perfetto, pacifico, beato. Ma l'umore non si Tornando, ma no, sente? non c'è malumore tra detenuti, il problema è sempre questo, è proprio perché fortunatamente, come è giusto che sia, parlando di Brescia, ai detenuti viene dato tutto ciò che gli spetta, assolutamente, gli viene garantito tutto. Sfido qualsiasi detenuto a dire il contrario. Quindi voglio dire, anzi, durante il periodo Covid veramente è stato fatto un lavoraccio, perché io voglio ricordare che Brescia è una delle città più colpite, ma fortunatamente accanto a Mombello e a Verziano È vero, ne abbiamo è stato parlato. fatto un ottimo lavoro e quindi di conseguenza ne ha giovato anche la popolazione detenuta, no? Perché comunque abbiamo messo in sicurezza anche loro, non facendo entrare il virus all'interno dell'istituto, quindi voglio dire, su questo noi il nostro lo facciamo, i miei colleghi lo fanno sul quotidiano, veramente con tantissimi, tantissimi sacrifici, perché ripeto, siamo in pochi e spesso ci troviamo ad avere a che fare con persone che non ragionano, che l'unico modus operandi che hanno per interloquire con l'altra persona è quello di aggredire, di minacciare o di ledere comunque tutto ciò che c'è da ledere, c'è una situazione veramente particolare, speriamo di uscirne presto, quindi noi fermi non stiamo, ripeto, il 12 saremo davanti a Palazzo Chigi, rappresentiamo ovviamente Brescia, ma come rappresentiamo tutti gli studi dello Stivale, perché è arrivato il momento che qualcuno si sveglia e inizia veramente a pensare a quelle che sono le problematiche del mondo E allora, carcere. una delle prossime settimane invece noi torneremo a parlare a 360 gradi del discorso carcere, quindi già la invito perché il carcere, io sono ancora uno di quelli convinti che deve essere comunque una parentesi per chiunque
entra e per chiunque ha commesso errori deve, insomma, parentesi, deve formare e deve dare una seconda possibilità. Sappiamo tutti che il carcere come è conciato oggi, questo Assolutamente, non lo farà mai, anzi uno assolutamente. rischia di uscire più delinquente di come è entrato. Certo, ovvio. Quindi ecco, Vedendo i dati, vedendo quello che è la realtà oggi, gli studi di pena certamente non ti formano. Ti formano, magari ad essere più delinquente di prima. Esatto, invece dovrebbero invece Dovrebbe avere rieducare. un Il altro, carcere dovrebbe esatto, rieducare. Però noi rieducare. dobbiamo essere messi in condizione di fare il nostro lavoro come si deve, e quindi magari questo obiettivo ci si può pure arrivare, ma con un'organizzazione, con mezzi, uomini e strutture Così poi potete soprattutto. dialogare anche con gli altri. Non commento. Grazie ad Antonio Fellone, segretario Grazie a voi. generale aggiunto delle Sinap. Abbiamo approfondito quello che era uno dei temi sicuramente più caldi di queste ultime settimane. Grazie a voi, ci rivediamo domani sera, come sempre alle 7:30. Buona serata.